Sindaco, le prime due aziende produttive della provincia di Foggia che si insediano nell'ambito delle zone economiche speciali a Candela. Chi sono e cosa producono? Beh, sono due aziende che opereranno nella produzione di cartone ondulato, la prima, quindi la PR Imballaggi del Trevigiano che produce packaging e quant'altro, mentre l'altra produce scatole in alluminio sempre per conserve agroalimentari. Due iniziative industriali che sono coerenti con il nostro territorio, con l'agroindustria e che raccogliamo oggi i frutti di un lavoro partito circa un anno fa quando riuscimmo a far entrare Candela nelle aree ZES. Oggi si parla di ZES unica, ma allora si è, come dire, avuto una perimetrazione molto stringente, quindi avevamo una superficie di soli 16 ettari in area industriale per poter appunto attrarre questi nuovi investimenti. Siamo riusciti a fare ad attrarre queste iniziative anche grazie, oltre agli incentivi dello Stato con agevolazioni fiscali, con il dimezzamento dell'IRES, come comune abbiamo voluto fare anche la nostra parte prevedendo delle esenzioni per quanto riguarda l'IMU e la TARI, quindi per i prossimi 7 anni le aziende non pagheranno né IMU e né TARI, oltre tutta una serie anche di agevolazioni dal punto di vista degli oneri di urbanizzazione. Assessore, è un passaggio significativo per Candela, per l'area produttiva di Candela. Sì, oggi è una giornata importante, una giornata ricca di tanta speranza, di tanto futuro. Siamo davvero felici ed orgogliosi di avere queste due nuove iniziative imprenditoriali che sono sicuro contribuiranno allo sviluppo non soltanto della comunità di Candela ma anche dell'intero territorio. Dove c'è occupazione c'è speranza, c'è futuro. E ora siamo con Claudio Reina, che è uno dei due imprenditori che hanno deciso di investire a Candela. Perché proprio a Candela? Beh, indubbiamente ci siamo basati su due fattori, un'analisi di mercato e indubbiamente anche le forme di incentivazione che arrivano dalla regione Puglia, dalla ZES eccetera, perché queste sono effettivamente un grosso motivo di interesse per le aziende fuori zona. Poi abbiamo un mercato che abbiamo inteso molto recettivo da questo punto di vista per le produzioni che noi facciamo. Ecco, cosa producete? Noi produciamo cartone ondulato, imballaggi in cartone ondulato, per cui con questo investimento ci autoproduciamo la materia prima che sostanzialmente sono i fogli di cartone ondulato. Allora, commissario, iniziamo dalla notizia di oggi. ZES unica per il Sud è legge. Sì, la ZES unica rappresenterà una grandissima opportunità per tutti, pari opportunità per tutti gli imprenditori, perché chiaramente tutte le aree saranno ZES, l'intero territorio delle 8 regioni del meridione d'Italia, e quindi sarà un'opportunità appunto per tutte le imprese, che piccole, medie e grandi che siano, che vogliano presentare progetti e programmi di investimento per realizzare nuove iniziative imprenditoriali. Ma avendo tutto il territorio ZES, in questo caso si ha la possibilità da parte di tutte le aziende, quindi in tutti i settori, di poter presentare delle istanze. È logico che da un lato abbiamo delle semplificazioni amministrative molto importanti, perché in un tempo massimo di 30 o 45 giorni si riesce a rilasciare un'autorizzazione unica per poter dare avvio a un'iniziativa imprenditoriale. Dall'altro si ha il credito d'imposta, che rappresenta un'agevolazione finanziaria ormai importante, per cui fino al valore limite della carta degli aiuti si ha la possibilità di ottenere appunto questa agevolazione. Candela sta facendo da apripista, la situazione nel resto della provincia invece? E questo di Candela sicuramente è un investimento molto importante per questo territorio, un investimento appunto rilevante, e quindi siamo orgogliosi di questo, di aver dato avvio a questa iniziativa. Poi il territorio comunque è operoso, produttivo, quindi ci sono altre istanze che sono state presentate, qualche autorizzazione che era stata rilasciata, ma effettivamente qui in tutto il territorio della provincia di Foggia si hanno delle opportunità rilevanti, è un territorio che a mio avviso può avere una grande opportunità di sviluppo.